sa proprio bellezzolota, un certo Papa. E cosa fa? Ha impianto l'insegna e ucciso un ausiliario. E i suoi amici stanno iniziando la morte. Maledetti ribelli, ma si calmeranno quando vedranno che fine farà il loro amico Barato. Ecco Pilato, questo è il rapporto mensile della provincia. Ti devo informare di un altro caso che dovrai esaminare. Un altro caso? Sì, riguarda un certo Gesù. Gesù? È un predicatore, ci è stato connesso direttamente da Sinedrio. Lucio, a me non interessano i loro profeti o i loro predicatori. E questo tu lo sai bene. Sì, lo so Pilato, ma ti ricordo che la collaborazione con Sinedrio ci è stata sempre tanto utile. E considera il caso di estrema importanza. Anzi, urgente! Urgente! Urgente per loro! Digli che vadano all'inferno! Scusami, Lucio. Prima sistemiamo questo baratto. Ma Pilato, c'è una delegazione del Sinedrio che aspetta fuori dalle mura. Hanno con sé quel Gesù. Vogliono che sia tu a giudicarlo. E dovrei essere io a giudicarlo? No. Io non voglio essere innescato nelle loro questioni religiose. Io mi trovo in questo dannato paese per fare rispettare Roma. Roma e la sua giustizia. Sì, lo so, Pilato, ma credo sia prudente non trattarli male. Dovreste ricevere. D'accordo, falli passare nella stanza del tribunale. È più prudente riceverli qui, nel pretorio. Riceverli qui? Sì, secondo i loro principi non possono entrare nella casa di un romano, tantomeno durante la Pasqua. Hanno paura di contaminarsi, capisci? E il pretorio è l'unico posto dove possono accedere. Contaminarsi, me ne ero proprio dimenticato. Non riuscirò mai a capire questa gente. È difficile riuscire a governare questo paese. D'accordo. Potete entrare. Procuratore, ti chiediamo scusa per averti disturbato a quest'ora. Siamo qui per accusare un uomo, un certo Gesù. Di che cosa è stato trovato colpevole, che non possa aspettare un'ora decente? L'abbiamo trovato a seminare disordine e farsi passare per il Cristo figlio di Dio. Quest'uomo distorce la legge di Mosè e minaccia il patto fra Dio e il suo popolo, ed è un bestemmiatore. Le mie funzioni sono quelle di fare mantenere la pace, fare rispettare Roma e la sua giustizia. Non posso certo occuparmi di quelli che cavillano la religione di Israele. Lo sappiamo, procuratore, però chiunque minaccia il rispetto dell'ordine è un malfattore. Ha forse parlato male contro l'imperatore? Ha parlato male contro Roma? Beh, non apertamente. Non apertamente! Quindi giudicatelo secondo la vostra legge. Procuratore, con tutto il rispetto, da quando voi romani siete nel nostro paese, a noi non è concesso mandare a morto un uomo, e questo tu lo sai benissimo. Sì, è vero, è vero. Inoltre quell'impostore ha fatto un trionfale ingresso a Gerusalemme, proclamandosi addirittura re dei giudei. Re dei giudei? Sì, re dei giudei. Qualunque altra cosa abbia fatto, questa affermazione è un delitto. D'accordo, interrogherò questo vostro Gesù. Non è il nostro. E allora di chi? Di chi? Portatelo lì. E quest'uomo stracciatedumile sarebbe quello che aspira ad essere un re. Sarebbe questo l'uomo che considerate pericoloso. Tu, vieni avanti. Dunque, i saggi del Sinedrio affermano che tu asserisci di essere figlio di Dio. Di qua, Marte,
Ercole, Giove, di quale dio sei figlio? Rispondi. Non avere paura. Fatti una domanda. Il Signore Dio nostro è unico. Unico. Per tutti i popoli, per Roma, tutte le nazioni saranno radunate dinanzi a me. E io amo te non meno di tutti gli altri. Allora perché io non lo conosco? Perché tu non l'hai cercato. E dimmi, è vero che tu asserisci di essere il re dei Giudei? Lo dici da te, oppure altri te l'hanno detto sul conto mio? Sono forse ebreo io, la tua nazione, la gente del tuo stesso sangue e della tua stessa religione, e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Se tu sei veramente il figlio del tuo Dio re, dov'è il tuo regno, di cui Roma non ha cognizione? Se il mio regno fosse di questo mondo, avrei degli uomini miei che avrebbero combattuto perché io non fossi consegnato nelle mani degli ebrei. Ma dal momento che nessuno ha combattuto per me, è chiaro che il mio regno non è di questo mondo. Allora sarai sicuramente un re. Sei un re? Sì, sono un re. Per questo sono nato e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Tutti coloro che ascoltano la verità ascoltano le mie voci. Dunque, chi ascolta la tua voce ascolta la verità. E qual è allora questa tua verità? Quella che ti sta davanti. La verità. Cos'è la verità? Questo è un pazzo, non un criminale. Io non trovo in lui nessun motivo per condannarlo. Procuratore, quest'uomo è sceso dalla Galilea predicando la ribellione. Cosa? È Galileo? Sì, procuratore. È un Galileo. Se come voi dite quest'uomo è un Galileo, allora prendetelo e portatelo da Erode Antipa suo re. So che in occasione della vostra Pasqua si trova qua a Gerusalemme. È della vostra stessa fede. E molto meglio di me potrà capire le accuse che gli muovete. Non sarò io a giudicarlo, perché la Galilea non è sotto il mio protettorato. Potete andare. Questo è l'ultimo rapporto da controllare. Vai, seminarò domani, Lucio. Siamo sfiniti. Va bene. Ah, senti, Lucio. Sui bastioni fai mettere altre sentinelle di guardia e fai uscire 10 drappelli di soldata per monnare i momenti in città. Io vado a riposarmi. Subito, Milano. Milano. Sì, cosa c'è ancora? È una noia, ma il Nazareno è stato rimandato indietro da Erode per giudicarlo. Cosa? Maledizione, no, perché? Che ti succede, Pilato? Sembra la prima volta che devi pronunciare un giudizio. E altre volte era tutto chiaro. Il delitto, la punizione da infliggere, il mio personale convincimento. Questa volta tutto mi sfugge, tu. Un processo da niente mi sta tirando in gioco Roma e la Palestina. La coscienza del giudice. Io mi chiedo perché tanto accanimento nel volere mandare a morte un uomo, perché? Che devo fare, Pilato? D'accordo, vai a chiamare. Giudica sciocco più che colpevole. Dovrai essere tu a giudicare il Nazareno. Non ha commesso nulla che meriti la morte. Quindi, dopo che gli sarà data una buona lezione, lo farò rimettere in libertà. Ma procuratore, perché ti ostini tanto a non condannare quest'uomo? Basta! Ho già deciso la sentenza di quest'uomo.
Prendetelo e fatelo frustare il ricordo della giustizia romana. Così forse si sveglierà. Potete andare. Procuratore, potete andare! Thank you.
Per vedere se ho fatto punire quel sognatore. Sarai accontentato. Centurione, portatemi il Nazareno. Secondo questa legge lui deve morire, perché ha detto di essere il figlio di Dio. Allora prendetelo voi e crocifiggetelo. Procuratore, non prenderci in giro. Se noi fossimo una nazione autonoma, avremmo il diritto di punire secondo la legge di Mosè chi si macchia del delitto della bestemmia. Quindi solo Roma ha il diritto di condannare quest'uomo. A Roma non interessa se qualcuno ha bestemmiato la vostra religione o infranto la legge dei vostri padri, e tantomeno a me. Costui, per le leggi romane, non ha commesso nessun reato. Ma procuratore, perché ti ostini tanto a non condannare quest'uomo? Tu non ti rendi conto del pericolo? Egli sommuove il popolo di tutta la Giudea a non pagare il tributo a Roma. Davvero? Eppure da indagine fatta ho sentito che quest'uomo ha detto: date a Cesare quello che è di Cesare. Mi sembra che sia un buon insegnamento dei doveri del cittadino verso Roma. Però chiunque afferma di essere re tradisce Cesare. Quindi io dovrei crocifiggere il vostro re. Non abbiamo altro re che Cesare, Pilato. Pilato, noi anziani del Sinedrio abbiamo cercato spesso un accordo con te, per il bene del nostro popolo, per una pace durevole. Aspetta, Caifa! Non venirmi a parlare di pace durevole con noi. Senti, Caifa. Non sei che sia ora di parlare chiaro fra di noi? Perché gli anziani del Sinedrio, o meglio, tuo suocero Annà, considera questo Gesù così temibile da mandare qui te di persona per accertarsi che io lo condanno? Se tu lo conoscessi bene come noi, anche tu lo troveresti pericoloso. Quest'uomo sovverte ogni ordine costituito, sia il tuo che il nostro. Dice che bisogna perdonare i ladri, gli assassini. Insomma, questo Gesù dice che fra il tuo imperatore e l'ultimo dei suoi schiavi non c'è differenza. Anzi, dice che i servi sono più fortunati dei padroni. Allora è come pensavo. Non è un criminale. È un pazzo davvero. Sì, è un pazzo. Ed è pericoloso, credi. E se tu lo lasci libero, la gente potrà pensare che sei un favoreggiatore di empi e di sacrifici. Lo potranno pensare anche i tuoi soldati. Forse dovresti rifletterci, Pilato. Sì. Forse. Hai sentito costoro cosa hanno detto contro di te? Beh, cos'hai da dire tu in tua difesa? Tu non parli. Chi sei tu? Che cosa vuoi avanti? Di qualcosa! Vuoi proprio morire, non vuoi salvarti, ma ti rendi conto che io ho il potere nelle mie mani di lasciarti libero o di farti crocifiggere. Tu non dovresti alcun potere su di me.
se non ti fosse dato da chi è sopra di te. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani è più colpevole di te. Lucio, dimmi, esiste ancora quella consuetudine in cui il procuratore in occasione della Pasqua può liberare un prigioniero già condannato a morte? Sì, esiste ancora. Vabbè. Dai, fa. Non sarò io a giudicare. Ascolta. Secondo la vostra antichosanza, la legge consente che il procuratore romano, in occasione della vostra Pasqua, può liberare un prigioniero già condannato a morte come atto di clemenza, sì. E noi abbiamo due prigionieri, Barabba e Gesù. Ecco la mia decisione. Sarà il popolo a decidere chi dei due lasciare in vita. Centurione, comando, portatemi Barabba. Subito, signore. Parla in zelot, fate il video in favore del nostro amico Barabba. Bene. Per sua magnanimità e benevolenza, il nostro divino Tiberio ha deciso che l'usanza di rilasciare un prigioniero già condannato a morte per onorare la vostra Pasqua sia mantenuta in vigore. Ora abbiamo due prigionieri. Uno, Barabba, colpevole dell'uccisione di un soldato romano e per aver infranto l'insegna del nostro divino Tiberio. L'altro prigioniero è Gesù di Nazareth, colpevole di alto tradimento per essersi proclamato re dei Giudei. Ora io vi chiedo, nel nome di Roma, chi dei due volete che sia lasciato libero? Libera Barabba! Che farò dunque di colui che voi chiamate il Cristo? Crocifiggilo! Crocifiggilo! Ma che ha fatto di male? È un bestemmiatore, un falso profeta! Che dici, Barabba? Non vorrai liberare Barabba? Un assassino, un nemico di Roma? Mi chiedo chi dei due sia veramente il merito. E allora che sia scritto che Gesù di Nazareth, colpevole di lesa maestà e tradimento, viene condannato alla crocifissione per essersi proclamato re dei Giudei. Non fare scrivere il re dei Giudei, egli non è il nostro re. Quel che ho scritto resti. Mi si porti dell'acqua pulita. E questo vi dimostri che io, Ponzio Pilato, procuratore della Giudea e della Samaria, sono innocente della morte di quest'uomo e che il suo sangue ricada su tutti voi. Thank you.
ma aspettare, calma. Cosa? Finisce. Me lo fate? Non è possibile. Deve passare, dai.
togliersi. Thank you.
mi raccomando. Thank you.
Vogliamo in questo istante raccoglierci in devoto silenzio, in preghiera davanti a colui che si fa agnello immolato per noi. Non passiamo davanti alla croce, miei cari fratelli compaesani, con indifferenza oppure con superficialità, perché questa croce ci salva e ci redime. Questa croce noi l'abbiamo appesa sulle nostre pareti, oppure la portiamo al collo, attaccata alla catenina. Questa croce, formata da due braccia, ci ricorda l'immenso amore del Padre, che tanto ci ha amati da dare il suo unico figlio.
Spirò.